Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. Mi scuso se sentirete dei rumori, ma devo per forza tenere la finestra aperta perché si muore dal caldo. Inoltre, non sono per niente truccata perché ho appena fatto la skin care e non avevo voglia di truccarmi per poi rilavare nuovamente il viso, quindi ho solamente messo il rossetto. Allora, questo è il video dei prodotti top e flop del periodo, quei prodotti che sto utilizzando maggiormente. E alcuni sono dei top, altri un po' meno. Come al solito, se mi vedete sbracciare o guardare in altre direzioni è perché ho il laserino e appena la gatta si avvicina per giocare con il cavalletto, non so perché a lei piace tantissimo il cavalletto e insomma la devo distrarre con il laser. Mi dispiace, ma questo è quello che succede nella mia vita ogni giorno. Comunque, allora, vado random. Sono prodotti per il viso, per il corpo, per i capelli e dei prodotti un po' così multiuso. Allora, parto dalla cosa che ho acquistato più di recente e sono queste salviette anti zanzare della Vape Derm. Questo qua è con olio essenziale contro zanzare comuni e tigri. Allora, è un presidio medico chirurgico. Vi dico che non ha, se non amate la profumazione di citronella, e non vi capisco, questo non sa di citronella. Però e la profumazione è anche gradevole, un po' diversa dal solito, dai soliti prodotti anti zanzare. L'unica cosa è che non funziona, le zanzare mi sbranano, quindi sono costate non tanto e ok, la profumazione non è invasiva e ok, non funzionano, quindi no. Sempre per quanto riguarda anti zanzare, c'è questo prodotto che io utilizzo ogni anno da anni e devo essere sincera, con una confezione almeno un paio di anni ce la faccio, nonostante abbia un paio di 12 mesi, non ha importanza. Sto parlando del prodotto di B&B, che è un marchio biologico certificato, e questo è il BioOut già appunto, è un roll-on lenitivo che va applicato appunto sopra la puntura di zanzara, è tutto a base di oli e basta, sono 20 ml che vi durano 2 anni, ma non scherzo, almeno. Questo devo essere sincera, lo so che non si fa, è il terzo anno consecutivo che lo sto utilizzando, ma perché non finisce mettendolo solamente sulla puntura, e devo dire che sta continuando a svolgere in maniera eccellente il suo lavoro. In bioprofumeria costa 5,60 €, ma è super efficace. Se il pinzo appunto prude, applicate questo e smette di prudere in un batter d'occhio. Veramente veramente ottimo, ha anche una buona profumazione, non è male ed è molto pratico per via appunto di questo roll-on, quindi io questo ve lo straconsiglio. Sempre di B&B ho provato lo spray anti zanzare, quello per ambiente, che qualche anno fa era molto efficace, l'ho riprovato ultimamente e non mi sembra sia efficace quanto prima, e poi ho provato lo spray, quello per il corpo, che è stato un po' un nì, nel senso non è bocciato ma non è neanche promossissimo. Questo invece è fantastico. Un altro prodotto fantastico per l'estate è questo qua, che viene riproposto ogni anno da Lidl, ed è lo spray per il corpo, la lozione spray corpo. Questo qua in particolare è con olio di semi di albicocca e 10% di aloe vera. Fantastico. Allora, io non, in genere l'estate poi non applico più le creme per il corpo perché è caldo e non ho la pelle così secca che necessita appunto una crema. Questo è favoloso perché non va a non si sente, è come un deodorante. È come mettere un deodorante, la stessa identica cosa, solo che lascia la pelle idratata. La profumazione è buonissima. La confezione così è molto pratica, è veloce, è comoda, è anche fresco sulla pelle come prodotto, veramente ottimo. L'unica cosa, visto che poi viene spruzzato e la crema viene nebulizzata, io vi consiglio di farlo in bagno, perché o comunque dentro la doccia, sopra un asciugamano, perché poi comunque in terra altrimenti pattinate. Quindi ecco, l'unica accortezza è questa, però
come prodotto è un prodotto assolutamente fantastico per l'estate, ma può essere fantastico anche per l'inverno, per quelle persone che sono tantissimo, tantissimo pigre e non riescono veramente ad applicare una crema. Secondo me, con questo genere di prodotto si può riuscire a idratare la pelle senza problemi. E ho visto che anche Dove ha fatto degli spray corpo fatti così, con la bomboletta, che tra l'altro uno ne vor lo vorrei provare, ma ancora non sono riuscita a trovarla. Passando, no vabbè, continuiamo con il corpo. Allora, un altro prodotto della stessa linea di Lidl in edizione limitata è questo. Questo qua è uno spray piedi effetto seta, mantiene i piedi asciutti svolgendo un'efficace azione antisfregamento. Io non ho capito il senso di questo prodotto. Io lo metto e non fa assolutamente niente sui piedi. Ho visto recensioni di Elisabetta R, ma varie recensioni, e tutte ne parlano strabene, lasciapiedi di seta, bla bla bla. È come spruzzare un'acqua termale sui piedi, fondamentalmente. Ecco, cioè, o aria. Avete presente quelle bombolette di aria compressa che servono per pulire le tastiere dei PC? Ecco, è come praticamente spruzzare questo. Per quanto mi riguarda, ovviamente è tutto molto soggettivo. Non ha neanche una profumazione particolare, però lo promuovo. E voi direte perché? Lo promuovo perché è talmente freddo che fa veramente un effetto ghiaccio, che in questi giorni che fa caldo, caldissimo, perché ci sono tipo 35 gradi, io vado a lavare i piedi con acqua fredda, dopodiché spruzzo abbondantemente questo sui piedi e mi rinfresca tutto il corpo praticamente. Quindi lo promuovo solo perché mi ghiaccia i piedi e d'estate è una cosa fondamentale. Per il resto non serve a niente. È vero anche che per il prezzo che ha, ecco, io il prossimo anno lo riacquisterei per ghiacciarmi i piedi perché costa talmente poco. Però ecco, piedi effetto seta, antisfregamento, bla bla bla, per quanto mi riguarda. Altro prodotto per il corpo super fantasticissimo, non so se ve ne ho già parlato, sicuramente ve l'ho mostrato in un video degli acquisti naturali del mese di qualche tempo fa, poi non mi ricordo se l'ho messo oppure no in un video dei top e dei flop. Comunque è talmente buono e l'ho utilizzato talmente tanto anche questo mese che ve lo ripropongo. Si tratta di questo panetto di sapone per la rasatura del marchio Secret de Provence. È appunto un panetto con un PAO di 18 mesi, ha ingredienti naturali. Questi prodotti, questo marchio si può trovare da Eccoverde e anche in altri siti biologici. Basta appunto fare una ricerca su Google. Comunque vi lascio nell'info box la review che ho fatto di questo prodotto, insomma, le cose che ho recensito ve le lascio giù nell'info box in modo che potete trovare tutte le informazioni. È un sapone che all'inizio a me non piaceva, poi l'ho provato meglio, non so, forse perché aveva una patina all'inizio, quindi non lo so, però fantastico. La cosa fantastica è che oltre a far scorrere bene il rasoio, a non far tagliare la pelle, la cosa fantastica è che poi per un paio di giorni al tatto la pelle è super liscia e morbida e sembra veramente di aver fatto la ceretta. Una sensazione così non l'ho mai avvertita con nessun prodotto per la rasatura, appunto con la lametta. Mai provato una sensazione del genere, quindi fantastico. Lo riacquisterò assolutamente appena lo finirò. E penso che lo regalerò anche tipo a amiche varie perché è veramente un prodotto da provare, fantastico. Per quanto riguarda i capelli, ho solamente un prodotto ed è lo shampoo energizzante canapa e ginseng di Verde Sativa. Verde Sativa non è un marchio super super economico, è un marchio di fascia media, certificato anche qua, vegan, eccetera. È un marchio, per quanto mi riguarda, molto valido. I prodotti sono sempre una garanzia. E, se non avete mai provato niente, vi consiglio tantissimo il latte detergente.
ogni 3 secondi suonano. Comunque vi consiglio assolutamente il latte detergente di Verde Sativa, però un po' tutti i prodotti sono buoni. Non ho mai trovato un prodotto flop, ecco, di questo marchio. Comunque questo shampoo ha una profumazione leggermente balsamica ed è molto molto liquido, veramente molto liquido. Ma è fantastico, un po' perché per la profumazione balsamica, soprattutto d'estate, leggermente rinfresca, non ha un effetto ghiaccio, però è piacevole. È molto leggero su capelli, fa tanta schiuma, i capelli vengono fuori ben puliti, senza andarli a seccare, a ritare la cute, vengono fuori leggeri, rimangono puliti anche per un po' di tempo, anche se adesso con l'estate, con il caldo, i capelli si lavano più spesso lo stesso. Comunque è un buonissimo, buonissimo prodotto. Se avete dei soldini e volete provare uno shampoo biologico, questo ve lo consiglio, che poi non è che costi chissà che cifra, non è come i prodotti di Eteria, però semplicemente non ha il prezzo di un prodotto da supermercato, però fantastico. Ora io vado a spaccare il clacson di questa macchina che è qui giù. Allora, no, appena apro bocca questo suona. Allora, prodotti per il viso. Devo bocciare questo gel detergente detox con il 20% di aloe vera di Equilibra. È quella la linea al carbone attivo. Lo boccio per un solo motivo. Io sono arrivata qua, ma lo sto utilizzando da tanti mesi. Però lo utilizzo solamente quando sono in doccia per via del dispenser, così che è molto pratico, l'ho messo appunto in doccia. È un gel nero abbastanza scivoloso, non saprei come dirlo, sembra un po' moccio, vi scivola un po' dalle mani. Lava benissimo la pelle, non brucia gli occhi, non la secca, non la tira, è come, a livello di detergente è buono. Lo boccio però perché ha una profumazione che per me è insopportabile. Se io vedo un prodotto con un packaging del genere, di questo colore, mi aspetto qualsiasi profumazione ma non questa, nel senso, ha una profumazione molto forte e stucchevole di frutta, sembra quasi gli shampoo quelli ultra dolce Garnier per i bambini. È veramente troppo dolce e troppo forte. Se fosse stato un bagno schiuma, magari, ecco, a me non sarebbe piaciuto lo stesso, però se a qualcuno piacciono le profumazioni dolci e fruttate, poteva anche andare bene. Ma siccome va messo nel viso, io questa profumazione così persistente, così forte, non la richiedo. Quindi, ottimo detergente, viso, ma pessima profumazione. E poi appunto la prima volta che l'ho utilizzato ci sono rimasta male, perché appunto con questo packaging, ripeto, e questo colore non mi aspettavo mai una profumazione del genere. Stonano insieme, ecco, non so come spiegarlo. Un altro prodotto per il viso, questo è promosso, è il contorno occhi roll-on di Alverde. Lo promuovo però perché siamo in estate e perché io ho un contorno occhi che non ha problemi, che non è secco, e quindi lo promuovo per questi motivi fondamentalmente. Io non lo metto in frigo, lo lascio in bagno, ma comunque questa pallina è veramente molto molto comoda, anzi lo applico anche adesso perché è freddissima. Ah, è molto molto fredda, il gel anche è freddo, e quindi soprattutto la mattina, ma anche messo più volte durante la giornata se siamo a casa, è fantastico perché appunto rinfresca, rinvigorisce, tonifica, vi dà appunto una svegliata soprattutto al mattino. È un gel che non ha una profumazione particolare, è leggerissimo, si assorbe in fretta, quindi è secondo me adatto a chi ha una pelle molto giovane oppure che non richiede cure particolari. In estate, che magari abbiamo bisogno di qualcosa di un pochino più di questo, fondamentalmente, che questo fa ben poco, non lo promuoverei in inverno, ecco, non lo utilizzerei in inverno, ma in estate effettivamente, proprio anche per l'azione fredda e per il fatto che sia così leggero, è ottimo. Io non so cosa sta succedendo fuori da casa mia in questo momento, ma la situazione è insopportabile. Altro
prodotto promosso è la lozione viso illuminante di Biofficina Toscana, una boccettina da 60 ml certificata IAB vegan non testata sugli animali che vi durerà 30 anni. Allora, io questo quando era un po' più freddo lo andavo ad applicare al posto del siero. Oppure se avevo voglia di fare la skincare coreana lo andavo ad applicare dopo il tonico e prima del siero. Adesso che fa caldo e che non ho intenzione di applicare creme perché la mia pelle non le tollera, questo io lo utilizzo al posto della crema idratante. È una lozione viso appunto illuminante che è molto molto liquida, ha una profumazione neutra, per niente forte, mi piace perché effettivamente illumina il viso, ne va applicata veramente una goccia non di più perché altrimenti appiccica, se però applicato in giuste quantità non appiccica per niente, non irrita la pelle e gli dà quella leggera idratazione che appunto in questo periodo caldo è quello che io richiedo, una leggerissima idratazione ma non pesante, quindi perfetto. Poi in inverno applicato insieme a tonico, a crema viso, questa azione illuminante, idratante è potenziata, però così da solo devo dire che non è male, soprattutto per questo periodo caldo, e quindi lo promuovo. Altro prodotto che promuovo, che ho iniziato a utilizzare, in realtà testare per la prima volta in quarantena, in un video che ho fatto dove mi truccavo con voi e dopo mi struccavo, vi linko tutti e due i video nelle schede e nell'info box, però più che altro nelle schede, io spesso mi scordo di mettere i video nell'info box, ma qua tra le schede trovate tutto. Comunque poi ho continuato a utilizzarlo appena si poteva uscire un pochino di più, truccando leggermente solo gli occhi, ho utilizzato sempre questo. Questo che cos'è? È un gel micellare di Ecolab, non so come si pronuncia, comunque un prodotto che si può trovare su Bio Emporio Natura, mi sembra. Sono 100 ml, 12 mesi di PAO, non è testato sugli animali. Non ha certificazioni particolari, però è un prodotto che ha buon inci ed è un prodotto che a me piace tanto. Intanto per il fatto che è un gel molto denso, basta pochissimo prodotto. Ha una profumazione delicata, non forte, e strucca benissimo, non irrita gli occhi. Io lo vado a utilizzare al posto del bifasico per dare una prima botta alla al trucco sugli occhi o sulle labbra se ho il rossetto. Mi piace molto, strucca benissimo, non irrita, non secca, veramente fantastico. Ve lo consiglio se state cercando qualcosa di diverso, un marchio diverso, una tipologia di prodotto diverso, volete provare qualcosa di nuovo, insomma, questo è un buonissimo struccante. Poi, andiamo Olivia. Oggi tra l'altro è il compleanno di Olivia che fa 2 anni. A voi non ve ne frega niente, però vabbè. Ultimo prodotto è un prodotto multiuso. È un di Biosline, è una pomata eudermica bio alla calendula, certificata EcoCert, con olio di mandorle dolci ad azione emoliente, olio liquido di calendula, burro di karité, gel di succo di aloe e bisabololo. Questa è la crema, l'avevo acquistata per Olivia perché aveva appunto una piccola ferita e la veterinaria mi aveva detto di mettere una crema alla calendula, questa è testata al nickel, però poi ovviamente l'ho utilizzata anche per me. L'ho utilizzata ogni volta che ne ho avuto bisogno, quindi graffi, piccoli taglietti, pelle arrossata, punture di zanzara, veramente ogni volta che avevo qualcosa andavo a mettere questa. È super super lenitiva e super super efficace, veramente portentosa come crema, sono rimasta molto molto stupita e penso che non smetterò mai di acquistarla, devo essere sincera, è fantastica, ne basta pochissima, non sono quelle pomate pastose e pesanti sulla pelle, anzi rimane molto leggera, si assorbe in fretta, si stende bene,
Non fa neanche chissà che di scia bianca, per essere appunto una pomata, è veramente leggera, è come una cremina, poi è anche abbastanza fresca, lascia la pelle vellutata, idratata, ma appunto la cosa fantastica è questo potere fortissimo lenitivo, è veramente ottima, non costa neanche chissà che cifra esorbitante, anche perché questo va applicata solo al bisogno, un po' come l'artiglio del diavolo per intenderci, o il Voltaren per chi non è per chi non ha non applica solo prodotti biologici, quindi utilizzandola ogni tanto non finisce mai. Sono 50 millilitri di prodotto. Il PAO, vediamo se lo trovo, è di 6 mesi, quindi un po' pochino come PAO, però è un prodotto veramente ottimo. Bene, questi sono i prodotti top e flop del periodo. Fatemi sapere se avete utilizzato anche voi questi prodotti o cosa mi consigliate. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!